Ciao a tutti, facciamo un aggiornamento sui flettenti UCA o UCA, detto alla francese, visto che tutto sommato sono stati costruiti in Francia. Avevo chiesto a UCA se me ne mandava un paio da provare, visto che provo molti prodotti e quindi faccio anche recensioni, ma UCA, ahimè, mi ha detto che non sono adatto a promuovere i suoi prodotti, non importa. Era una cosa che comunque volevo fare, me ne sono comprati e i miei tac 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 900 euro al buon di sport le ho dati e ho speso i miei soldi e quindi ne faccio anche una recensione positiva, tra parentesi. Sì, mi sono trovato bene e se devo essere sincero mi sono trovato anche leggermente meglio dei Wine Wine e Mastige W che avevo e che mi hanno dato tantissime soddisfazioni. Diciamo che nella messa a punto, perché i flettenti sono leggermente diversi da tutti gli altri flettenti, quindi nella messa a punto ho avuto qualche piccolo problema, ma di incomprensione più che di incompatibilità, di incomprensione. Molto probabilmente le loro prove non l'hanno fatte con un arco nudo, quindi quello che c'è scritto nel bugiardino all'interno della confezione non è proprio oro colato, quindi dovete fare un po' le prove che dovete fare, insomma. Alla fine ho messo tiller a zero e il punto d'incocco ce l'ho un pochettino alto, ma comunque funzionale. Il brace loro per un 66 pollici, anzi addirittura loro il 66 pollici non lo consigliano in nessun caso, consigliano dal 68 insomma, probabilmente per l'arco olimpico. Io invece alla fine mi trovo veramente bene con i miei 27 pollici scarsi di allungo con i 66. E il brace invece loro consigliano 8 pollici di brace sempre con questa lunghezza di arco, io invece l'ho portato a 8,5, quindi 8 pollici e mezzo. E alla fine mi sono veramente trovato bene, sono performante, ho degli ottimi punteggi e soprattutto le sento veramente bene. Con i Wine Wine avevo 35 libbre effettive, con questi UK che sono 2 libbre di meno ho 33 libbre effettive. Arrivo ugualmente a 50 metri, non sono neanche sotto cocca per i 50 metri e quindi questo, poi sono ovviamente invecchiato, il mio corpo non può più pensare di ottenere gli stessi risultati che aveva 10 anni fa e alla fine mi trovo bene, sono silenziosissimi e non danno nessuna sensazione, accoppiati poi allo Smart Riser con i suoi pesi flottanti che veramente smorzano tantissimo, accoppiati allo Smart Riser io li consiglio, veramente sono molto performanti. Potete sentire, si può sentire il suono, vedete che praticamente non c'è il suono. Sentiamolo di nuovo, si sente l'impatto ma non si sente la chiusura. E quindi mi sento di consigliarmi, non di ringraziare UCA, non mi sei piaciuta per niente, però i tuoi flettenti sono buoni. Ok, grazie a tutti di avermi ascoltato, ricordatevi di iscrivervi al canale, di schiacciare sulla campanella, ricordatevi del libro. Ciao!